E tra i protagonisti del libro del fotoreporter Marco Lussoso, il virologo Fazi ha raccontato la sua esperienza lavorativa al tempo del Covid, al microfono della nostra Antonella Micolitti, che è già pronta in diretta con noi con questo collegamento. Antonella, buongiorno a te. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori del TG8. Ci troviamo all'ospedale di Pescara con il professor Fazi, che ringraziamo perché lo disturbiamo spesso nel suo prezioso lavoro, che è direttore dell'unità operativa complessa microbiologia e virologia clinica proprio del nosocomio pescarese. E vicino a me il fotoreporter Marco Lussoso. Vogliamo parlare innanzitutto di questo libro di Marco Lussoso, con teste di Anita Maschi e Massimiliano Elia, professionisti ai tempi del Covid-19. Volti, immagini, scatti che raccontano il lavoro di quelli che noi definiamo eroi e di quelli che poi invece dicono noi facciamo soltanto il nostro lavoro. Allora, professor Fazi, la domanda sorge spontanea. Qualcuno ha detto che voi farete la storia, avete già fatto la storia quando questa maledetta pandemia sarà finita. Le chiedo, ma chi glielo fa fare? E chi me lo fa fare? Me lo fa fare il giuramento di Ippocrate. Sono medico, quindi è normale che, secondo me, ogni medico debba dedicarsi agli altri con uno spirito d'altruismo puro. Questa è la mia mission, è quella appunto di fare il medico. Nella fattispecie mi occupo di diagnostica e quindi eseguire appunto i test per la ricerca di SARS-CoV-2, ed in questo devo ringraziare soprattutto i miei preziosissimi collaboratori. Attualmente ci stiamo dedicando anche alla ricerca delle varianti, e la situazione purtroppo attualmente è quella che è, però non bisogna mai scoraggiarsi, è il nostro mestiere e andiamo avanti. Professore, ha mai avuto paura? Sì, come no, io ho paura tutti i giorni di ammalarmi, solo che bisogna stare qui al fronte. E seguo anche personalmente i tamponi, ho avuto contatti con diversi soggetti positivi, finora non mi sono mai ammalato, spero che vada bene a tutta la cittadinanza, anzi a tutto il mondo, perché questa è una pandemia e sta veramente dando grossi problemi, ma non solo di ordine sanitario, ma anche di ordine sociale e politico a tutti i paesi del mondo. E psicologico, e voi dovete essere anche un po' psicologi con i pazienti, cioè quando vengono voi leggete nei loro occhi, immagino, anche il terrore, la Sì, paura. certo. Poi è una patologia strana perché nei primi momenti, per qualche giorno stai benino, poi improvvisamente ti ammali pesantemente di una polmonite che è poi immunoreattiva. E ovviamente le immagini dell'ospedale Covid, ma non solo quello di Pescara, dovrebbero girare sempre, anche perché gli sconsiderati dovrebbero vedere cosa succede effettivamente nei reparti di degenza, gente che soffre, che purtroppo viene a morte. E non si possono fare previsioni, ma quanto durerà? Quanto sarà ancora virulenta questa pandemia? Allora, io penso che bisogna, diciamo, fare la politica dei piccoli passi, step by step. Adesso noi sappiamo che da metà maggio, fine maggio, il virus circolerà di meno con il caldo, quindi noi dobbiamo cercare di arrivare diciamo ancora a fine maggio oppure metà maggio con tutte le accortezze del caso. Poi si respirerà un po', però quest'anno non dovremmo fare quello che è successo l'anno scorso, che in maniera sconsiderata si pensava di essere usciti dalla pandemia. Purtroppo non era così, e quindi probabilmente con i vaccini, anche con le nuove terapie, ma soprattutto con i vaccini, si farà circolare sempre meno il virus. Però la cosa fondamentale è un atteggiamento comportamentale congruo, idoneo alla situazione, e quindi mascherina sempre, lavaggio delle mani e distanziamento sociale. Solamente così non si farà circolare il virus e lo si potrà sconfiggere. In quanto tempo? I coronavirus che hanno avuto lo stesso iter di SARS-CoV-2 pare che prima di virulentarsi abbiano impiegato dai 2 ai 4 anni. Quindi
Quindi c'è ancora purtroppo, secondo me, da aspettare, ma il nostro comportamento congruo sicuramente non farà circolare il virus e farà stare tutti quanti più sereni. Quindi leggete questo libro, lo ricordo ancora, Professionisti ai tempi del Covid-19 di Marco Lussoso. Ti chiedo, Marco, innanzitutto, com'è nata questa nuova tua opera alla luce anche della precedente pubblicazione? Allora, io ho iniziato a entrare nelle parti Covid a fine marzo, i primi di aprile dell'anno scorso e ho realizzato subito il libro a luglio, pubblicato a luglio perché pensavo che terminasse tutto e quindi volevo essere sul pezzo, come si dice in termini giornalistico. Poi ho visto che a ottobre c'è stata la seconda ondata, quindi si ricominciava a capo, anzi forse in maniera pure più drammatica. E allora a quel punto ho detto no, io voglio continuare a dare il mio contributo. A dare visibilità ai medici, infermieri, tutto il personale sanitario che sta lottando quotidianamente da oramai più di un anno contro questo coronavirus. Ed è uscito questo libro che non vuole essere un'operazione commerciale, ma vuole essere il mio contributo a dare visibilità all'operato di queste persone. Come ho scritto, professionisti, perché come hai detto giustamente tu all'inizio, loro non vogliono sentirsi chiamare eroi, non vogliono sentirsi chiamare angeli, loro dicono noi siamo professionisti. Però io vi assicuro, visto che li ho vissuti quotidianamente, che loro, oltre alla loro professionalità, ci stanno mettendo di più, ci stanno mettendo il cuore, ci stanno mettendo l'anima, perché ho visto tante situazioni dove loro sono andati oltre e per questo voglio dire grazie, e voglio dire grazie con questo libro. Al volo aiutiamo chi ci aiuta, c'è una bella iniziativa, Marco. Sì, oltre a, come hai detto tu, a dare in beneficenza il 10% di ricavate vendite, ho voluto mettere a disposizione la mia professionalità per quanto riguarda il fotografo di matrimoni e quindi a 10 coppie di medici, infermieri ossei che vorranno sposarsi, regalerò il mio matrimonio. Grazie allora al Grazie a voi. professor Fazzi, grazie a Marco Lussoso. Anna, allora io ti restituisco la linea, ringrazio l'operatore Andrea Berardinelli e ci sentiamo nel consueto collegamento di questa sera alle 19:30 con il bollettino aggiornato dei dati Covid.